anni. Allora, Daniela Santanchè, Valeria Fedeli dice: sono i valori di tutti. Ieri in piazza a Milano c'erano cittadini di ogni estrazione, sindaci di ogni schieramento, però solo qualche settimana fa in Parlamento abbiamo assistito a una ala della Camera che non si è alzata e non ha tributato gli onori a Liliana Segre. Confusione. Sono due temi completamente diversi. Ieri, lo dico da milanese, trapiantata a Milano, la piazza era bellissima, sono giustamente valori condivisi che dobbiamo sentire tutti nel cuore, nell'anima, perché credo che questa sia la grande grandezza anche della nostra nazione. Cosa orrenda invece è che c'è una appropriazione di certi valori che devono sembrare che siano solo di una parte. Questo è brutto perché vendere la merce di tutti come se fosse merce propria, cioè parliamo di valori, questa è la cosa che io trovo molto stucchevole, fastidiosa e che non fa bene al clima della nostra nazione, perché devono essere valori di tutti. Oggi invece vediamo che qualvolta c'è una campagna elettorale, c'è cioè una parte, la sinistra, che comincia a parlare l'antifascismo, l'antisemitismo, il razzismo, come se ci fossero noi cattivi e loro i buoni. Ecco, io questo che combatto e sul quale combatto il fatto che nessuno si deve... L'articolo 3 della Costituzione è mio e praticalo anche tu. Se non riesco a farlo capire, mi dispiace, credo di essere chiara. Praticalo anche tu. Io dico che cosa altra era invece la commissione, che poi secondo me la senatrice Segre è stata strumentalizzata, perché era uguale, identica, precisa a quella che aveva proposto l'allora presidenta Boldrini, che è tutto un altro film, che parliamo di un'altra cosa e che non ci staremo mai, che sia un comitato di politici e quindi di maggioranza a decidere se io istigo all'odio o non istigo all'odio, se le mie parole non è andata così in Senato. Stiamo al valore simbolico.